e non bentornati nel mio canale o benvenuti nel mio canale. Io sono Valuza Sims e oggi siamo di nuovo qui ragazzi con un nuovo episodio della nostra serie Cucciolosamente Piper, uh, ha raggiunto il livello 7 di veterinaria, bravo tesoro Perché sì, um, siamo tornati in casa d'Angelo Galli E c'è qui il nostro Andrea che si sta prendendo cura del piccolo poldo, povero patato, rassicuralo anche Sì e, um, Perché non sta bene ragazzi, vedete, non sta bene Però fondamentalmente diciamo che Esamina e misura la temperatura, per favore il nostro Andrea sta qui anche per esercitarsi. Come potete vedere, ci sono le vacanze estive. E lui è arrivato. Oh, naso con colata avanzata. Bene, patato. Allora, terapia? Dolcetto di tutto a posto. Tanto i soldi sono vostri. Le vostre finanze ci sono comunque. Oh, e l'ha curato. Ma, diciamo che una volta fatto questo. Secondo me si metterà anche qui a svolgere attività di laboratorio. Perché sì, ragazzi, cioè, vuole, diciamo, sfruttare il tempo che ha per queste feste, che non è di turno, ad allenarsi, diciamo, ad addestrarsi, a migliorare la sua, ehm, le sue conoscenze veterinarie. E questa cosa, eh, vedete, già c'ha l'espressione seccata, non è che fa proprio piacere al nostro Lorenzo, perché, insomma... Andrea lavora tut, tutto il giorno, tutti i giorni e ora vorrebbe che, insomma, trascorresse un po' di tempo con loro, con la, con la famiglia. Voleva partire, magari fare, che ne so, un viaggetto. Allora ne è ancora per molto qua. Ed è a quel punto che lui ovviamente smette. Tesoro, smetti però perché veramente qua te la stai rischiando. E cercherà di flirtare con lui del tipo tesoro, ma dai, non essere sempre arrabbiato, ok? Eh? Lo sai che per me è importante, Rosa mia. E lui sì, beh, è innamorato, quindi ragazzi, ovviamente accetta il flirt, però allo stesso tempo, oddio, divorzia, no? Addirittura no, però disputerà della carriera. Ti prego, non iniziamo con la stessa musica, eh? Ti prego, ci siamo trasferiti qua per stare in pace. Sapevi che quello era il mio lavoro. Sei un disco rotto, dici sempre le stesse cose. E poi discutere anche di genitorialità, ragazzi. Certo, solo i soldi, vero? Solo la tua carriera? Oh, ti prego, smettila! Mi fa venire voglia di prendere un aereo e andarmene. <tess> Certo, come no Intanto è solo quello che ti interessa, vero? Senti, basta, sono stufo di queste storie Ok? Lo sapevi che questo è il mio lavoro e occupa tanto tempo Anch'io ho un lavoro, Andrea, hai capito? Sì, esatto, i soldi servono Sai anche questo, va bene? Cosa vorresti dire? Che guadagni più di me e il tuo lavoro è più importante? No, veramente non ha detto questo Senti, veramente, guarda Forse fa dovresti fartelo tu un viaggio per darci una calmata Senti, o stai... In laboratorio? No? O stai in clinica? Anche a casa adesso devi lavorare, eh? La casa non è un laboratorio, ok? Oggi è festa, tu dovresti stare con noi col tuo compagno, con tua figlia Senti, ti prego, smettila veramente Sei, sei... Non voglio più ascoltare questi discorsi, va bene? Eh, ragazzi, non... Non va bene Perché disputerà anche di genitorialità Nel senso, gli dirà, ma... Ti rendi conto che cioè che razza di padre sei che metti il tuo lavoro davanti ai bisogni di tua figlia? Sì, va bene, sei noioso, ok? Non puoi proprio dare un colpo di spugna a tutta sta storia e passare oltre. Lo sai che è importante lavorare, lo faccio anche per lei. Ti prego, smettila di dire queste cavolate, capito? Poi mi costringi a urlare. Sono io che urlo adesso, Lorenzo, perché veramente non ce la faccio più. Hai scocciato con questa storia. Vabbè, ragazzi, fondamentalmente questi stanno discutendo. Insomma, sì, la casa è enorme, ma le grida le sentono tutti. E quindi il nostro che stava lavorando dice: Vabbè, senti io, io non ce la faccio, cioè non, non si può andare avanti così. Quindi verrà qui. E secondo me, ecco lei: lei diciamo, ragazzi, si sta dando un po' alla cucina. E lui viene qui e parla con lei, ovviamente, dice, senti, qua bisogna intervenire, ci siamo fatti gli affari nostri fino a poco fa, cioè fino adesso, scusate, ma non se ne può più. Inizierà chiedendole della giornata, ti piace la tua giornata con le grida dei nostri figli? Ah, perché mi sa che avevo bloccato le porte, giusto? Sblocca, ora puoi, puoi venire qua. Non preoccuparti, vieni qui. Vieni qui. <coughs> Sì perché diciamo che loro hanno deciso insieme di non intromettersi finora Però eh, ragazzi non è facile Cioè nel senso queste discussioni sono sempre più frequenti Allora ti piace? La, um, è iniziata bene la tua giornata con le grurla dei nostri figli? Eh puoi sentirle Perché immagino che come posso sentirle io Le puoi sentire te in questo momento Non è il caso di intervenire E guardatela la faccia lo sai come la penso, Salvo? Non è il caso. Sono più che adulti e non spetta a noi. Capisci? Eh? Non spetta a noi, lo vuoi capire? Eh no, allora gu guarda, cioè, cosa deve fare un genitore? Pulire e basta? Eh? Senti, i problemi sono sempre quelli: i soldi. Capisci? Eh? Sono la madre di Andrea, so bene quello che dico. Sì, e io sono il padre di Lorenzo e so bene anch'io quello che dico, ma. Eh, cioè, non va, non può andare avanti così, capisci? Non è che risolviamo tutto con un cappuccino. Eh, e ora poi viene lei a chiedere della nonna, chiede a Valeria di giocare, eh, giustamente. Valeria, devi capire che qua bisogna intervenire. Non possiamo continuare. Insomma, a, a far finta di niente. Non è un videogioco, è la nostra famiglia. Appunto, e nel caso di fare monnezzate, capisci? Non è come guardare una partita di baseball in tv. Caro salvo, so benissimo che non è così Però pensi che preparare tre tramizzini al formaggio grigliato sia la soluzione invece? Dobbiamo intervenire, non lo so, regaliamogli un viaggio potrebbe, potrebbe cambiare la musica in questa casa No, cucinare non sarà la soluzione Però almeno mi tiene occupata Nonna, giochiamo a fare gli orsi, giochiamo a fare gli orsi, va bene, ok Ora scusami ma nostra nipote mi reclama Ecco e quindi questi due qua su iniziano a, continuano a litigare. Perché, ovviamente, no? Uh, magari lo tratterà freddamente. E salvo, sì, per carità, ragazzi: vorrebbe fare qualcosa. È proprio molto frustrato perché non può. Quindi tornerà nei suoi mm, alloggi. Diciamo e chiamerà qualcuno. Perché ha proprio bisogno, ragazzi, di cambiare aria. Per il fine settimana ne ha bisogno, non ce la fa più. E chi può chiamare ovviamente, ragazzi, se non lui? Eh, chiacchiera con. Verni, ovvio. Senti, amico, stavo pensando. Che ne dici tu e Dio, Granite Falls, eh? Un bel weekend fuori porta. Pesca. Silenzio, pace, quiete, che dici? Ti va, io qua non ce la faccio più Dai, mh, continuiamo le discussioni Immaginiamo Bernie stia dicendo Sì, ti prego, ho proprio bisogno di cambiare aria Ti va bene? Va bene, ok, allora mi organizzo E partiamo subito eh, Va bene, ok, sono contento Ma non devi lavorare? Perché io sono in ferie, insomma e lui no, no, anch'io ho le vacanze estive, e non devo lavorare. Perfetto, guardate quanto è contento. Oh, è la situazione migliore, la soluzione migliore. Parto, mi allontano un po', perché altrimenti, cioè, qual è la cosa, l'idea ragazzi di salvo? Se io non parto, intervengo, quindi molto meglio che parto, anche perché lui in questo momento non sopporta, diciamo, mh, il punto di vista di Valeria. Cioè, nel senso, secondo lei Valeria, secondo lui Valeria sbaglia, nel senso che... Dovrebbero intervenire secondo lui Però Diciamo che Lui può parlare magari per suo figlio ragazzi Ma non sa se è la soluzione migliore eh, Ovviamente anche per Andrea Quindi È meglio restarne fuori Perciò Prepara i bagagli ragazzi E con Bernie si dirigerà a Granite Falls Così ragazzi Salvo è partito e il punto di incontro con Bernie è qui. Peccato che Bernie non sia proprio... non si sia presentato proprio da solo. E immaginiamo che dica... Uh, Ehi, sei arrivato prima di, di noi. Noi? Uh, scusami di chi parli? Ma come di chi parlo? Eccomelo qua, ragazzi. Perché Bernie è venuto qui con la nostra tanvi. Vi ricordate la signora che ha incontrato nel bar? Io ho sistemato il suo look. Guardate quanto è carina, ragazzi. E Tanvi, non l'avrebbe mai detto nessuno. Ha portato la sua migliore amica, Judith, <ride> che brilla di luce propria, ragazzi, anche alla luce del sole. Voglio dire, meravigliosa. Ehm. Non si sta presentando al lavoro, beh, credo, stiamo, stiamo in vacanza. E come potete vedere, la nostra è qua. Lei è una grande amica di Tanvi, è disoccupata ed è anziana, quindi eh, diciamo che il caro Berni ha pensato bene, fondamentalmente ragazzi, ora infatti saluterà eh, Salvo. De, siccome sa che Salvo non vuole darsi al rimorchio, ragazzi Diciamo che ha forzato un po' la mano Ok? Perché, uh, sì, quindi lo abbraccia Ma non capisco, scusami, chi sono? Chi, chi hai portato? Guardate, non lo vuole neanche salutare Doveva essere una vacanza Solo per noi, Salve, Berni. Non capisco Oh, dai, non fare il noioso Che è? Trattieni di fare le ro romanticherie ma come romanticherie? Ma quali romanticherie? Perché mi sono sbagliato affatto romantico. No, ragazzi, è un abbraccio. Ma quale romanticherie? Vabbè, eh, sono uomini, ragazzi, si salutano così, tipo. Anzi, visto che, che ci sta, diventate migliori amici. Togli sto coso perché è imbarazzato per niente, ragazzi, perché voglio dire, non era un abbraccio a quel quel fine toglietevelo subito dal pelo e sì, si sta innervosendo la miss qua perché ecco c'è l'orso mm, tesoro ma puoi avvicinarti insomma vieni qui anche tu no immaginiamo ecco si salutano tipo dai so che su siamo amici non fare così va bene ok però uh, chi è quella lì ma come chi è sì, vabbè, non cantare, non c'è bisogno che canti, basta, canta che ti passa Questa fa amicizia con lo... ragazzi, mamma mia. E, e ora Bernie spiegherà, no, le sue intenzioni. Ovvero, farà così, conversazione profonda. Senti, parliamoci chiaro, ti ho portato una stella, non ti basta, eh? Ma io non voglio, lo sai che non voglio. Una donna... Te l'ho spiegato... Io sono legato alla mia famiglia... Non voglio avere una storia... Oh, mamma mia... Ma chi l'ha detto? Può essere un'amica, no? Subito a pensare male... è eh, perché ti conosco... Berni. Io? Non, non so di che parli... Cioè... Io... Guardate la faccia... Io... Ma io non... Mai avuto intenzioni... Diverse da, dalle tue... Cioè, nel senso... Amicizia, voglio dire... Perché... La pensi in questo modo... Eh, lei magari viene qui e vabbè lasciamo un po cioè per favore ignorate l'orso lei viene qui e uh, condividerà l'entusiasmo ma perché cosa no io volevo fare un'altra cosa scusate eh, volevo no dov'è dov'è fermi perché ho anche scoperto ragazzi che tanvi condividi consigli di pesca immaginiamo lo stai salutando così è un'esperta pescatrice. Cioè, a parte che c'è la malizia a livello 10, quindi stiamo messi bene. Ma poi la pesca a livello 7. Quindi, sì, va bene. Vuoi fare l'autografo all'orso tesoro? Oh mio dio, sta posando. Vabbè. Uh, sì. Oh. E eh, bisogna usare la frutta. Capisci, frutta e verdura per i pesci? Mai sentita sta cosa, però vabbè. Tesoro, basta. Abbiamo capito. Volevo presentarti la mia cara amica. Basta voi, vi prego. Disattiva lo splendore perché qua è una, una tragedia. Eh, tenta una presentazione. Anzi, sarà lei a presentarsi. Perché fai la presentazione amichevole. Io non capisco, cioè, non ho portato tutte le cose per quattro persone. Ah, ma non. Ti oh, lei è lo scrittore, giusto? <ride> certo. Berni mi ha parlato così tanto di lei. E anche Tambi. Uh, salve, sì. Io. Eh, sì, sì, mia amica è un grande, giusto, tesoro? Eh, certo. Va bene, vogliamo sistemarci? Eh? Niente, tre mezze nel formaggio grigliato per me. Maggiordomo, non è? Maggiordomo, tesoro. Questo qui è l'orso, lascia fare. Oh mio dio, è così irritante questo costume perché non indossa? Quello standard, eh? Ma non ho dato ordini al mio domestico di dare le divise a tutti qua, no tesoro, non... no, cioè questo è un posto free, insomma, non c'è nessuno, e, e quindi forza, venite tutti qua, allontanatevi dall'orso perché vai qui insieme, basta, quindi vieni anche tu, per favore, e, e Salvo si trova un po' in difficoltà ragazzi, perché lui non aveva, cioè non, ha, non si è minimamente organizzato per portare le cose anche per Judith e Tanvi. Però non vi preoccupate perché Bernie ci ha pensato. Quindi iniziamo a sistemare un po'. Allora, lui ha portato un paio di sedioline per, come dire, no? Oh, ci mettiamo qua, una qua e una la mettiamo qua, ragazzi. E ha portato soprattutto la tenda. Peccato che la tenda che ha portato. Che ora io però ho messo qua, no qua non mi piace, la metto di qua. La tenda che ha portato ragazzi è per due. Eh. Eh, e lui dice ma... Eh, cioè... Quindi l'hai portata anche per me? Dovevi portarla tu la tenda? Io non ho portato niente. Questo però non serve tesoro, vedi già c'è. Eh no, non l'ha portata in realtà per te. Salvo, ma dove sei? Ti prego, raggiungici. L'hai portata per me la tenda? No, noi abbiamo portato la nostra. Nel senso, sua e di Tanvi. E quindi lui ora. Ma io dove dormo? E lei, ma no, no, non si preoccupi. Ho portato la mia tenda, vede? Eh? La mettiamo qui, vicino, vicino. Oh mio dio, povero. Povero. E lei, ragazzi, ovviamente, ho chiesto al mio maggiordomo di. Preparare tutto il necessario. Ecco bene, si sistemano ragazzi. Così, ragazzi, dopo aver sistemato, eh, diciamo che Salvo farà un'altra con un conversazione profonda con lui perché dice: Scusami, ma. cioè, cosa hai pensato? quando hai portato qui quella donna non ci vuole eh, una scienza né tantomeno essere un uomo di mondo per capire che non è adatta ma dalle una chance dai eh, non essere sempre così teso non lo so, mi dà tanto l'aria di una che non si butta via neanche l'immondizia da solo. Eh? E ho paura che i raggi solari le faranno male alla pelle, senti, sì, ti prego. Eh? Non siamo qui a una partita di baseball. È una che avrà dei soldi, sì, certo, ma godiamoci la vita. La vita è anche un videogioco, no? Veramente no. Inoltre, vabbè, dovrei condividerci il letto. Ma stai scherzando, io non condivido il letto da quando. Um... Stavo con mia moglie, ok? Sono tentato di prendere l'auto e di tornarmene subito indietro No tesoro, non, non hai l'auto Quindi ormai te la prendi in quel posticino Scusami, non voglio dire dove e, um, e lei è qui um, Che diciamo, no? Sì, diventate migliori amiche Ma immaginiamolo, siano già ragazzi Beh, allora il posto è pulito Quindi non servirà il mio maggiordomo Per questa giornata, giusto? Racconta una storia coinvolgente. Ma no, niente maggiordomo, sei in vacanza. Quanto tempo è che non ti godi una vacanza, cara? Oh mio Dio, dall'ultima volta che feci quel film con i robot? Capisci? Eh? Oh, era quello della casa delle bambole, non ricordo, una palla micidiale, comunque. Quindi sì, sono veramente felice di stare qui. Capisci? Eh? Ma certo, vedrai, sono molto simpatici. Fidati. Lo scrittore, poi, hai visto che bell'uomo, eh? Beh, direi che vorrei proprio tanto che come dire cara facciamo cioè capire che si mh, prendesse un cassettone a casa mia sembra ancora sodo come una statua. Va bene, ok, ragazze, signore, vi prego. Evitiamo questi commenti. Quindi a questo punto ehm, bene allora immaginiamo di che lei vi lascia soli, no? Sfruttando l'occasione. Quindi la nostra cosa farà? Eh, azioni, forma un gruppo e dirà Berni tesoro. Lo sai che adoro pescare. Mm, potremmo pescare un pochino, eh? Ti va? E ovviamente, ragazzi. Salvo c'ha ancora più il plumbo girato perché loro in teoria erano venuti qui per pescare loro due. Quindi uh, vai a pesca insieme. Mentre adesso invece si ritroverà solo con uh, Judith. Eh, e quindi verrà Judith qui da lui? Perché poi io salvo, io salvo ragazzi, me lo immagino un timidone poi tutto eh, sommato. Quindi sarà divertente. Complimento sincero. Ah, Bene, raggiungo la mia signora a pesca. Non puoi lasciarmi qui. Ah, allora è stato un piacere conoscerla. Lo sa. Del resto, un bell'uomo come lei. <ride> certo, eh, questo non è proprio un posto dove prendere un cappuccino, non so. Mm, sai, i a cui è abituata lei con le sue auto di lusso. Oh, guardi. È vero, non sarà il luogo a cui sono abituata, ma amo la natura. E lui, ragazzi, non lo so, gli parte la cantata, probabilmente perché è in imbarazzo. E gli canta una canzone dedicata alla natura. Vai. Ammazza, o oh, potreste fare un duetto perfetto. Ha visto? Questo posto è meraviglioso per venire in vacanza, giusto? Sì, poi sa, la mia vita è come un disco rotto, set cinematografici ogni dove, maggiordomi, domestiche, lusso, non ce la facevo più. Guardi, veramente, avevo proprio bisogno di staccare la spina da tutta quella monnezzata. Eh? Non credo che per te sia una monnezzata, tesoro, guarda come sei venuta conciata. Hmm. Fortuna che <ride> Anni mi ha prestato questi abiti altrimenti, <ride> sì. Uh, quindi non so, qui non ci sono posti per prendere cappuccini, però spero che la mia compagnia le farà piacere. Ma certo, molto meglio che leggere copioni su copioni, non crede? Eccola, lei ci prova un po', ragazzi, secondo me. Però prima cercherà di conoscerlo meglio. Quindi, chiedi della carriera, tesoro, quindi ho saputo che lei. E poi discuti degli interessi. Beh, sì, sono uno scrittore per scrivere con le freelance. Sarà un'immondizia la mia vita rispetto alla sua. Ma perché invece è avventurata come una partita di baseball? Eh, non come me, che sono costretta sempre a viaggiare, viaggiare. Eh? Beh, eh, sa, il mio amico Bernie è un buffone. Se ci ha presentato lui qualcosa in comune, avremo, certo, va bene. Discuti degli interessi, quindi lei cerca allora. A lei piace scrivere, quindi? Sarebbe fantastico, potrebbe scrivere lei i miei copioni. Oppure possiamo darci del tu? Eh, sì. Eh, ragazzi. Lo sguardo dice tutto. Ma certo possiamo tranquillamente darci del tuo mm -hmm. e così ragazzi in pochissimo tempo guardate la barra quanto si è alzata lui ha imparato un po' a capire il tipo è materialista snob e perfida un bijou praticamente e <coughs> i nostri sono qui insomma mi dicevi che ti hanno fatto un ritratto io non ne ho uno beh ma del resto io non sono una superstar eh... oh caro guarda per um... Quando ho posato per un uh, letto molto prestigioso, no? È stato con lì che mi hanno fatto questo dipinto, questo ritratto. Ma guarda, non preoccuparti, tu avrai fatto la guerra come minimo. Hai molto di più da raccontare. Beh, Tesoro, no, addirittura la guerra. Però, uh, uh, lui, beh, sai la mia vita è un po' nulla, un po' sole. Ma io sei affamato? Vuoi che chiami il mio maggiordomo per preparare qualcosa? A meno che non sia andata per quella sciocca partita di baseball. E lui... Dai. Questi due invece vivono qua, ragazzi. E direi che... Eh beh. Lui farà i complimenti per l'aspetto, perché voglio dire... Come minimo. Sei stupenda anche con questi vestiti, tesoro Accarezzare la guancia, Bernie Lei, ma davvero? Eppure mi sento un po' sai, sciatta, tesoro Ma no, sei splendida Flirta un po' con lei Oh, ma come sei dolce Vorrei gridarlo a gran voce Che ho conosciuto la persona più dolce del mondo Che mi porta in luoghi meravigliosi Dove non ci sono, um, come dire, rifiuti E, sai, gente strana che va in giro solo indossando mutandoni, beh tesoro ma che posto hai frequentato? Non sappiamo ma non vogliamo saperlo Inoltre sei vedovo come me, puoi capire insomma Puoi comprendermi ecco Ma certo rosa mia Loro come potete vedere non hanno ancora fatto nessun passo Immagino che siano mesi comunque ragazzi che si frequentano ormai e lui le promette di dedicarle una canzone. Beh, per la prima volta dormiremo insieme. Sei emozionata? Lei, beh, un pochino. Ti prometto che ti dedicherò una canzone. Lei, ma davvero? Oh mio dio, che emozioni! Eh, beh, certo. <coughs> e... Senta, ma se ne vuole andare, per favore. Questo ci sta provando, secondo me. E lei è molto flirtante. Vai qui. Anzi. Facciamo una cosa, vai qui insieme. Mentre questi chiacchierano, è giusto dedicare anche un po' di tempo, no? Sono diventati buoni amici. E quindi lui, eh ragazzi, le professerà amore eterno, ovvio, Bernie è un romanticone. Le tue labbra sono rosse come la passione. Oh tesoro... L'hai presa su internet questa poesia? Eh? Hai un animo così artistico? Beh, cara, eh, trasferirsi in un posto del genere, sai, mi ispira a come anche fare più attività fisica, non so se hai capito, Berni, guardate lei. <ride> Berni, ti prego, ti prego. Beh, ormai ci frequentiamo da un po', insomma, io me lo immagino che lui... Eh, dai, su la stringe, eh, tesoro. Stringila. Che cos'è? Sia sì, amichevole con Tambi, ma certo, eh, falle un complimento. Questo togliamolo. Basta pescare Berni, non è che possiamo pescare tutto il tempo. No, scrivi barzellette qui no. Io spero insomma di. come dire. E tu voglia stare con me per sempre, Ma davvero? Ma certo. Magari non condivideremo mai un cassettone, però... Che, è? prova a ottenere un selfie, ma chi se ne frega di Dustin. Scusate. Eh, con tutto il bene del mondo. Oh, ragazzi, sono così carini. Cara, vuoi tu esprimere qualcosa nei confronti di Bernie? Stringi Bernie, eh beh, certo, si stringono tanto sti due. Fai una pausa sexy. Quindi dici davvero che sto bene? Eh? Offri un massaggio? Eh, beh, certo, e poi stringilo. Caro, ti sei meritato un massaggio per la giornata stressante che hai avuto oggi? Nel senso, sopportare la tua amica in, in auto fino al viaggio, per tutto il viaggio fino a qui. E lei, eh, Sì, anche. Eh, beh, ti credo. Non deve essere una tipa semplice, ragazzi, insomma, avete capito. Guardatela come fa la gimetta! oh oh! oh, oh. Salvo. Mi fai tanto ridere, va bene, ok. È la nostra, secondo me, un po'... come dire, no? Dai. Un po' ci prova. E quindi mi dicevi che sei vedovo, giusto? Rinca Salvo. Eh? Oh, Bonnie. Ti sei trasferito con uh, tuo figlio, oh, la sua famiglia, mi... Dicevi oh, questo, no? no? Quando sei rimasto vedovo? Wow. Beh sì sai, non ho avuto sempre giornate di sole e lei proverà a flirtare, vediamo se lui ci sta. La vita non è proprio un, è stata un videogioco no, mio... e quindi mio figlio aveva bisogno, come dire di no. Oh, ma sei un uomo così dolce, salvo. Ma dici davvero? Eh, che era là, là. Eh. Non flirtante un paio di pere, caro mio. Non flirtante un paio di pere. Eh... Ditemi un po' che ne pensate di questa coppia. Io ragazzi, appena ho visto lei, dovevo assolutamente farla conoscere a salvo. Cioè, Ci rivedevo troppo perché sono così diversi. E mi, piace, mi piaceva l'idea, soprattutto che uh, Bernie stesse insieme a una persona che poteva conoscere una. una tale celebrità. Diciamolo, no? E quindi, visto che entrambi hanno questo desiderio, per favore. Prova a presentarti a Judith, ma chi se ne frega di Judith? Ma, ma perché devi ottenere l'auto? Oh, era questo, ragazzi! Concludiamo l'episodio. In questo modo, voglio dire. Oh, chiedi a Bernie di diventare il fidanzato. Perché lui ovviamente le ha fatto capire, insomma, che vorrebbe, no? E lei ovviamente dice: Guarda, Bernie, io però sono una donna di altri tempi. Devi capire, cioè. Vorrei un impegno serio da parte tua, ma certo, tu sei l'unica, io... Insomma, ecco, selfie, immortalate il momento. E quindi sì, guardate che carini, ragazzi. Bernie, sì, Bernie si è proprio rimesso in gioco alla grande. E a quanto pare anche salvo. Ecco, cantate, va, canta che ti passate, caro mio. E quindi, nostri, concludiamo l'episodio... Con prima di tutto scusate. Un primo bacio! Perché sì! Assolutamente, oh dio, guardateli! Sono adorabili! E poi, ovviamente, ragazzi, con il Fikifiki. Eh, beh! Oh! La vita è una sola e sono entrambi anziani. Perciò via! Via la uh, Vediamo un po' però mm, Mi sa che qua non possiamo Che peccato Forse non hanno ancora la No però la relazione c'è Vediamo un attimo Dopo il primo bacio Ha avuto successo Sì vabbè ma starate, starete in vacanza per un po' Oh mio dio Tanvi tesoro Stai calma Mamma mia ragazzi Eh Oh, forse ora si può perché vedo. Eh, fai fichi fichi nella tenda. Però non vorrei sbagliare tenda. Questa è una superstar poi dopo si incacchia. Quindi a questo punto, caro mio. Eh, fai fichi fichi con Tambi. Non so perché c'è la fama, ragazzi, ma sì. Quindi nel frattempo io direi che noi possiamo fermarci qua per questo episodio, fatemi sapere cosa ne pensate di questa coppia, se vi piace il cambio look di Tanvi e soprattutto se vi piace l'idea che Tanvi abbia questa sua migliore amica, che è un'amica una d'infanzia che poi è diventata famosa. È più che famosa ragazzi e che così è venuta qui con lei in vacanza perché cerca un po' di semplicità nella sua vita, troppo abituata, no? Bene, non, non disdegni, l'agio, il lusso, eccetera, eccetera. Voleva così per la prima volta nella sua vita fare un'esperienza diversa. Fatemi sapere cosa ne pensate perché sono veramente curiosa. Se l'episodio vi è piaciuto ragazzi vi invito a iscrivervi al canale, mettere mi piace e lasciare un commento. Vi ricordo che nella descrizione del video potete trovare tutti i vari modi per contattarmi, la programmazione del canale, le playlist, ma soprattutto i link ai canali dei miei amici youtuber che fanno gameplay e Macinima con i Sims 4 e gameplay con la PlayStation 4 e PC. Mi raccomando, andate in tutti i loro canali iscrivetevi perché ne vale la pena e campanelline attive perché solo in questo modo ogni volta che qualcuno di noi pubblicherà un video vi arriverà una notifica. Quindi mi raccomando, sempre campanelline attive. Quindi ragazzi che dire, io vi auguro ancora un fantastico fine settimana, una buona giornata o una buona serata, a seconda del momento in cui guarderete questo episodio. Vi rimando come sempre al prossimo, ormai lo sapete più che bene, Soul Soul Simmers e non